Pur essendo un liquido perfetto, l'universo è in tumulto. È pieno di particelle subatomiche che si scontrano tra loro, liberando ogni volta grandi quantità di energia. In queste condizioni, le particelle non rallentano mai abbastanza da legarsi tra loro e creare gli atomi, le strutture base della materia, impedendo così la nascita di qualsiasi struttura, compresi noi. Ora l'universo ha un milionesimo di secondo di vita ed è cresciuto dalle dimensioni di un atomo fino a 8 volte il sistema solare. Dopo il grande fermento dei primi atomi, l'ambiente diventa relativamente calmo. Nei 3 minuti seguenti, il cosmo si raffredda abbastanza da permettere ai protoni e ai neutroni di legarsi e formare così i primi nuclei atomici, quello dell'idrogeno e dell'elio. Ma non si tratta ancora di veri atomi. Manca un ingrediente fondamentale: l'elettrone. Nell'universo appena nato ci sono moltissimi elettroni, ma l'energia è ancora troppo alta perché questi possano rallentare e legarsi ai nuclei. Rimarrà così per più di 300.000 anni. anni dopo il Big Bang, l'universo ha raggiunto le dimensioni della Via Lattea. Si è raffreddato da miliardi di gradi a poche migliaia. A questo punto gli elettroni iniziano a rallentare. L'universo è pronto a formare i suoi primi veri elementi. Uno degli scienziati che ha studiato questa fase critica della storia dell'universo è Arno Penzias. È il 1963. Il 30enne Penzias e il suo collega 27enne Robert Wilson iniziano a lavorare su una nuova antenna nel New Jersey. Avrebbero dovuto studiare le onde cosmiche, ma si imbatteranno in una delle più importanti scoperte di tutti i tempi. Mentre iniziano a testare gli strumenti, percepiscono un inaspettato rumore di fondo. Era un segnale nuovo e sembrava provenire dal cielo. Eliminammo i rumori della Terra e del sistema solare, lavorando dall'inverno all'estate. Calcolammo quindi anche le variazioni stagionali ed escludemmo ogni fonte umana di rumore. Disperati, i due scienziati iniziano a chiedersi se lo strano segnale non possa avere un'altra, più terrena origine. Scoprono che alcuni piccioni hanno nidificato sull'antenna, ricoprendola di guano. Può darsi che siano proprio i piccioni la fonte dello strano segnale. C'è soltanto un modo per capirlo: mandarli via e pulire tutto. Quando finimmo di eliminare gli escrementi, provammo a mandare via i piccioni, ma non ci riuscimmo, perché sembravano veramente adorare quel posto. Alla fine dovemmo spedirli da un'altra parte. Nonostante la partenza dei piccioni, il segnale misterioso non scompare. Così giungemmo alla conclusione, o meglio, fummo costretti a concludere che il segnale poteva provenire solo dal cielo. Non riuscivo a spiegarmelo. Lo strano segnale percepito da Penzias e Wilson si rivelerà una delle più importanti scoperte scientifiche di sempre. Tuttavia, la spiegazione di questo misterioso rumore di fondo non ha a che fare col suono, ma con la nascita della luce. Noi diamo la luce per scontata. Tuttavia, nell'universo di 13 miliardi di anni fa, non avremmo visto nulla. In questo momento la luce è intrappolata. Lo spazio è opaco. Ma mentre il cosmo continua ad espandersi e raffreddarsi, gli elettroni rallentano. I protoni riescono così a catturarli e a formare atomi completi di idrogeno e, in seguito, di elio. Di colpo, lo spazio diventa meno affollato di elettroni. La nebbia si dirada e la luce non è più bloccata. In un istante essa attraversa l'intero universo, creando un'accecante esplosione luminosa. Se fossimo stati lì, avremmo visto questo universo opaco divenire a un tratto trasparente. La nebbia sarebbe sparita e avremmo visto un fascio di luce avvolgerci da ogni parte. Deve essere stato spettacolare.
Col passare del tempo, questa esplosione di luce si affievolisce, si raffredda e si trasforma in microonde. Questa flebile radiazione a microonde, vecchia di 13 miliardi di anni, è il rumore che Penzias e Wilson hanno captato con la loro antenna. Ciò che hanno sentito è la flebile eco del momento in cui l'universo ha formato i primi atomi. È proprio la prima luce dalle origini dell'universo. Se prendi una radio FM, se giri tra i canali, ci sono quegli spazi tra un canale e l'altro in cui non si sente musica o altro. Si sente un rumore, o almeno noi lo chiamiamo rumore. Se hai una buona radio, lo 0,5% di quel rumore è in realtà il suono del Big Bang. Possiamo anche vedere il momento in cui sono stati creati i primi elementi. Se il nostro televisore non è sintonizzato su una stazione, una piccola frazione del rumore è la radiazione di 13 miliardi di anni fa. Ma non c'è soltanto questo a riportarci alla nascita dell'universo. Perfino l'acqua che beviamo ne è un ricordo. È incredibile pensare che ogni volta che beviamo un sorso d'acqua, beviamo atomi vecchi come il Big Bang, gli atomi di idrogeno. Nei milioni di anni successivi, il giovane universo continua ad espandersi, raffreddarsi e oscurarsi. Fino ad ora sono nati soltanto atomi di idrogeno ed elio. Ma il nostro mondo è fatto da più di 100 elementi diversi. Senza di loro, lo spazio rimarrebbe un posto decisamente noioso fatto soltanto di gas, un posto dove strutture complesse come i pianeti, le macchine e noi stessi non potrebbero mai esistere. L'universo ha bisogno di fondere l'idrogeno e l'elio. Per farlo, dovrà creare le stelle.